300 chilometri dalla costa, alla ricerca di Atlantide. Con James Cameron a bordo, tutto sembrava possibile. Cerchiamo ovunque, dobbiamo essere scrupolosi. Ora non mi resta che trovare la città che la maggior parte della gente crede non sia mai esistita. Troppi vicoli ciechi. Devo trovare un modo di ricollegare i punti. Sembra una barca, e se quella è la chiglia dell'imbarcazione, vuol dire che è sott'acqua. In un'indagine di polizia, di solito si segue la pista del denaro. In archeologia, devi seguire le pietre. La cosa incredibile è che si tratta della stessa scena che si ripete più e più volte. Stiamo per compiere una grande impresa. Ok, ci siamo. E azione! Sono sempre stato affascinato dal futuro. Puoi fare un passo indietro? Ma amo anche immaginare il mondo passato e le civiltà che vi abitavano. Ok, avvicinati lentamente. Guarda nella seconda telecamera mentre passi. Quando frequentavo il liceo ero appassionato dagli antichi Egizi, i Greci, i Romani e Atlantide. Credo che dietro a questo mito, questa leggenda, ci deve essere qualcosa di storicamente plausibile. E fine! Ciao! Ciao, allora... Che bello vederti, è fantastico. Questo è il mio lavoro ufficiale. Non è niente male come lavoro. Allora, lo vogliamo fare? Lo faremo. Seguiremo le tracce di Atlantide. Abbiamo la barca, i sommozzatori, l'ROV sì. E la squadra. Oh, cavolo, devo esserci anch'io su quella barca, non posso perdermelo. Lo so che vuoi venire. Non ci posso credere. Non vorrei distrarti, possiamo fare una pausa. Ma dobbiamo trovare una strategia. Sì. Maria, sì. Facciamo la pausa pranzo? D'accordo, facciamo la pausa pranzo. Prendiamo le mappe. Ok. Tutto ciò che sappiamo su questo tema fortemente controverso giunge a noi dal filosofo greco Platone, che ne scrisse per la prima volta circa 2400 anni fa. Nei dialoghi di Platone, gli abitanti di Atlantide governavano un impero bellicoso che si espandeva dall'Atlantico fino al Mediterraneo orientale. La loro capitale, Atlantide, era un porto. Una città unica nel suo genere, costituita da tre anelli concentrici di terra e acqua. Al centro c'era un tempio dedicato al dio dei mari, Poseidone, dove sacrificavano tori in suo onore. C'erano anche ponti incredibili e canali che collegavano i vari fossati e un ampio canale centrale che attraversava la città e collegava il tempio con il mare. La civiltà andò incontro alla sua fine in un unico terribile giorno, quando un terremoto e uno tsunami distrussero la città, sommergendola sotto acqua e fango. Ma dove trovarla? Allora, da dove vogliamo iniziare? La mappa di un viaggio. Qui si trovava Platone, giusto? Ad Atene. E lui parlava di una civiltà che, a parole sue, si estendeva lungo tutta la regione, quindi è una potenza navale. E provenivano da qualche parte in questo punto, nel Mediterraneo occidentale. Quindi potrebbe essere ovunque. Qual è la mia missione? Indaga su nuove potenziali piste e studia quelle già esistenti e conosciute. Cerchiamo ovunque, dobbiamo essere scrupolosi. Sto cercando tracce di una civiltà avanzata che dominò l'intero Mediterraneo fino all'Atlantico. E forse questo mi condurrà fino alla leggendaria città madre, Atlantide. Che impresa. Beh, passerai molto tempo in mare aperto. Ma sei tu l'amante delle navi, io ho la nausea. Potresti anche andare in aereo, ma credo che in barca potrai vedere le cose con la stessa ottica di un tempo e le distanze ti saranno molto più chiare. Capirai che cosa vuol dire far parte di una civiltà talassocratica. Prima tappa? Come ben sai, io sono un grande patito della civiltà minoica. Era senza dubbio un impero marittimo ed era uno dei popoli più avanzati dell'epoca. A Creta e a Fira, 1100 anni prima di Platone, c'era una città che è scomparsa nell'arco di una notte.
Santorini. Santorini, esattamente. E perché non coinvolgiamo anche Charlie nelle ricerche? Insomma, ha scritto il libro Unearthing Atlantis. Ci ha scritto un libro, Charlie. Charlie, trova Charlie, sì. Un paio di giorni dopo, con l'aiuto di qualche medicina contro la nausea, dispiego le vele verso il Mediterraneo orientale, con rotta verso l'isola greca di Santorini. Anni fa, quest'isola era molto diversa da come la vediamo oggi. Aveva una forma circolare con un'apertura che conduceva al mare, molto simile alla descrizione di Atlantide di Platone. All'epoca Santorini era abitata dalla grande civiltà minoica, ma tutto cambiò nel 1550 a.C., quando il vulcano al centro dell'isola eruttò con una forza devastante. Ma è possibile che Platone stesse descrivendo Santorini quando scriveva di Atlantide? Per rispondere a questa domanda incontro lo scrittore Charles Pellegrino. No, credo sia successivo all'eruzione. Con l'aiuto dei droni, Pellegrino sta portando avanti uno studio sulla stratificazione delle colate laviche nella bocca del vulcano in cui sta navigando. Possiamo avvicinarci allo strato principale da quel lato? Nel tentativo di ripercorrere gli eventi che portarono al collasso del vulcano. Dietro c'è una delle caldere vulcaniche più grandi del mondo. Prima della grande eruzione vulcanica, su quest'isola sorgeva una montagna alta circa 1600 metri, ma adesso non c'è più. Si trattò di una delle più grandi esplosioni vulcaniche della storia umana. Parliamo di una forza esplosiva pari alla detonazione di più di 1 milione di bombe atomiche contemporaneamente. Proprio qui, alle mie spalle. L'eruzione va avanti per giorni. Una massa rocciosa delle dimensioni del Monte Everest è scagliata nell'atmosfera. Per giorni il sole è offuscato e vaste aree del pianeta sperimentano un inverno che dura quasi 2 anni interi. L'eruzione e i terremoti che ne susseguono determinano uno tsunami senza precedenti che raggiunge un'altezza di più di 200 metri, devastando le coste di Creta, dell'Egitto e della Turchia. Sulle coste settentrionali di Creta, lo tsunami distrugge le città costiere minoiche, annichilendo la sua imponente flotta. La nuvola di cenere derivata dall'esplosione era così bollente che le persone che si trovavano sulle coste cretesi vennero disintegrate al solo impatto. Gli egizi descrissero il terribile episodio come una violenta onda d'urto che distrusse case, templi e parte delle piramidi. L'evento è stato di proporzioni talmente catastrofiche che le civiltà dell'epoca, soprattutto quelle presenti nel Mediterraneo, non potevano non averne fatto menzione nei loro racconti orali e scritti. È possibile che l'evento apocalittico di cui narrava Platone fosse l'eruzione di Santorini? Sono forse i minoici, gli abitanti di Atlantide, di cui abbiamo perso traccia? Mi dirigo con Charlie verso l'unico sito archeologico risalente all'epoca minoica ancora esistente sull'isola, la città minoica di Acrotiri. Sembra corrispondere alla descrizione di Platone di un'avanzata civiltà dell'età del bronzo. Mi sembra incredibile camminare vicino a costruzioni sviluppate su 3 piani e sono state edificate circa 3600 anni fa. Sì. Le strade non sono particolarmente strette, sono aperte. Ci sono le finestre sugli edifici. Vedo che le case sono tutte più o meno uguali. Si doveva trattare di una società egalitaria. Questi edifici sono costruiti con evidenti nozioni rudimentali di antisismicità, come puoi notare. Un attimo, un minuto. Stai dicendo che questo popolo costruiva case a prova di catastrofi naturali? Molto simili ad alcuni progetti che sono stati sviluppati in Giappone e negli Stati Uniti.
Adesso? Nel XX secolo. Ah, non ci posso credere. Per quanto gli edifici siano incredibili, è ciò che c'è al di sotto ad essere sorprendente. Cosa intendi? Servizi igienici. L'impianto che attraversa tutti gli edifici è una tecnologia di cui abbiamo tracce nel periodo dell'Impero Romano. Ma da allora è riapparso solamente 200-300 anni fa. Ad esempio, all'epoca della rivoluzione americana a Filadelfia, o anche alla Reggia di Versailles in Francia, i bagni erano le scale dei palazzi o le strade della città, e il cattivo odore si sentiva a più di 3 chilometri di distanza. Mentre qui, 3600 anni fa, questo popolo aveva un'architettura eccezionale, una grande tecnologia, delle fognature rudimentali, 3600 anni fa. C'erano gli acquedotti, l'igiene, una società aperta, egalitaria, ed è stata distrutta in una sola notte. Esatto, sì. Si tratta di Atlantide? Io credo che al 99% si tratti del popolo a cui Platone si era ispirato parlando di Atlantide. La società minoica era una civiltà altamente progredita che è stata annichilita a causa di un disastro naturale, ma è sufficiente per affermare che loro erano gli abitanti di Atlantide? Non ne sono convinto. È meglio sentire il capo. Amico mio, ciao, perché mi stai già chiamando? Ti sono mancato o qualcosa è andato storto? Avete affondato la nave? Niente del genere. Non abbiamo affondato la nave. Mi sono incontrato con Charlie su Santorini e volevo parlarne con te perché per certi versi è stato molto molto convincente. È un popolo molto avanzato, è stato spazzato via nell'arco di una notte, ma Platone sosteneva giungessero da ovest e che fossero bellicosi, mentre i minoici venivano da est ed erano un popolo pacifico. L'altra cosa che non quadra poi, anche se ritengo che Santorini c'entri qualcosa con tutto questo, è che Platone non ha mai parlato di un'eruzione vulcanica. Sembrava descrivesse uno tsunami, un terremoto, uno sprofondamento. E qui dovremmo porci una domanda fondamentale per le nostre ricerche, ovvero si tratta di un unico posto? Perché sai come la penso io su questa storia. Io ritengo si tratti di un racconto di fantascienza. Secondo me è una parabola morale ed etica, e lui ha riunito insieme diverse caratteristiche dei popoli dell'epoca, ha fuso più culture insieme, come uno scrittore di fantascienza ha costruito un nuovo mondo. Mi permetto di dissentire, io non metto in dubbio che Platone volesse usare i suoi dialoghi con un motivo ben preciso, ma credo anche che non si sia ispirato a diversi popoli. Lui parla di una civiltà e deve esserci un punto d'origine, io credo davvero che esista un Atlantide là fuori da qualche parte. D'accordo, allora andiamo a cercarla. C'è Malta da quella parte, c'è la Sardegna. Io voglio andare verso ovest. Sì, va verso ovest, giovane uomo. Salpiamo da Santorini in direzione ovest, verso la prossima potenziale Atlantide, l'isola di Malta. Come molti, Peter, il nostro comandante maltese, ritiene che la sua terra sia proprio Atlantide. Condivide la sua teoria con la mia squadra. Stiamo valutando la possibilità che Malta sia la vera Atlantide. Questo sarebbe possibile solo se un tempo Malta fosse stata molto più grande. Malta era sicuramente molto più grande in un passato non poi così lontano. Se prendiamo questo tavolo come esempio, se prendessimo Malta e la mettessimo così, alzando un asse del tavolo, potremmo capire quanto fosse realmente grande all'epoca l'isola. E che prove abbiamo? Se si studiano le isole maltesi, ci sono zone in cui è possibile addirittura vedere il fondo. Qui c'è una dorsale ed è quasi in superficie. La profondità non raggiunge neanche i 9 metri. Quindi, a tuo avviso, non c'è dubbio che queste zone sommerse un tempo fossero al di sopra del livello dell'acqua. Precisamente. Deve essere accaduto un evento catastrofico in passato. Improvvisamente. È incredibile. Devo scattare una foto per i miei ragazzi. È un momento magico. Loro ci indicano la via per Atlantide. Approdiamo a Gozo, una delle 5 isole che compongono Malta. Non appena arrivati, Peter mi porta sulle scogliere. Vuole mostrarmi ulteriori prove che Malta un tempo fosse molto più estesa.
mi fa vedere dei misteriosi solchi sul terreno chiamati cart ruts, o binari di pietra, che attraversavano l'intera isola. Sono davvero impressionanti. Spiegami che cosa stiamo guardando. Come puoi vedere, si tratta di solchi, chiaramente costruiti dall'uomo, intagliati nella roccia. Mettevano delle grosse pietre circolari, pietre sferiche, tra i solchi. In queste scanalature? Esatto. Poi mettevano i macigni più grandi al di sopra delle pietre sferiche e spingevano e trainavano queste rocce imponenti per costruire i loro templi. Devo ammettere che è davvero sorprendente. Quando ho sentito di questi solchi, credevo si trattasse di semplici rigature nella pietra, ma andando verso la scogliera si percepisce quanto siano realmente profondi ed è evidente che avessero una funzione specifica. È una prova concreta che qui sia accaduto qualcosa. È possibile che ci fosse una grande civiltà che abitava su un'isola molto più grande all'epoca. È possibile che 6.000 anni fa i binari di pietra venissero usati per costruire strutture megalitiche. La parte più antica di questo sito risale al 2600 a.C., rendendolo una delle strutture autoportanti costruite dall'uomo più antiche del mondo. Riteniamo che la funzione principale di questo sito fosse religiosa. L'architettura avanzata su un'isola che è stata parzialmente sommersa corrisponde alla descrizione platonica di Atlantide. Mi dirigo allora verso una struttura ancora più antica per scoprire di più sulle persone che hanno costruito questi templi risalenti all'età della pietra. È incredibile pensare che abbiano costruito tutto questo senza l'aiuto della ruota, di strumenti in metallo o la malta. Qui ci sono dei resti di pietre sferiche che potrebbero essere state utilizzate per trasportare i megaliti. Hanno vissuto qui per un migliaio di anni. Hanno costruito queste incredibili edificazioni, ma che fine hanno fatto? Sappiamo che questa cultura ha cessato di esistere improvvisamente intorno al 2500 a.C. Avete trovato delle armi? No, non c'è alcuna traccia di armi e non c'è nulla che lasci intendere che si trattava di un popolo guerriero. Le conoscenze avanzate e l'improvvisa scomparsa corrispondono alla storia di Atlantide. Ma i maltesi erano un popolo pacifico, mentre gli abitanti di Atlantide erano amanti della guerra. Decido di proseguire verso ovest. Secondo Platone, Atlantide è sepolta sotto il fango e l'acqua al confine occidentale del Mediterraneo, subito dopo le colonne d'Ercole, l'odierno stretto di Gibilterra. Ed è proprio lì che il professor Richard Freund, nella sua instancabile ricerca di Atlantide, ha riunito una squadra di subacquei e archeologi marini. Questa è senza dubbio la ricerca più approfondita e avanzata per trovare Atlantide. Non ci credo. Guarda qua. Mentre salpo da Malta diretto a occidente, il professor Freund sta esplorando un'area alle porte dello stretto di Gibilterra. Ci sono tre regole nell'archeologia: la posizione e la posizione. Se si cerca in un luogo che ha delle coordinate specifiche, presenti nella letteratura o nelle iscrizioni, bisogna andare in quel punto esatto. Dopo anni di studi approfonditi, sostiene che la ricerca di Atlantide debba iniziare in queste acque. Atlantic Explorer, mi ricevete? Sì, ricevuto, passo. Per trovare la città perduta, ha riunito alcuni tra i migliori subacquei e archeologi marini di tutto il mondo. Non ho dubbi che ci sono ampie aree che erano un tempo abitate da popoli che ora si trovano a centinaia di chilometri sotto il livello del mare. Le prove sono ciò che la gente vuole. Non vogliono saperne nulla di teorie, non vogliono sentirne di geofisica. Vogliono vedere delle prove concrete e vogliono sapere di cosa si tratti. Platone ha scritto in un periodo storico ben preciso. Quindi, quando parlava della posizione di Atlantide, situata al largo dello stretto di Gibilterra, che lui chiamava le colonne d'Ercole, a suo tempo ogni marinaio, ogni lettore greco, tutti sapevano esattamente di cosa stesse parlando. Ci troviamo di fronte allo stretto di Gibilterra. Le colonne d'Ercole. Ed è qui che dobbiamo cercare.
Per poter individuare le zone più promettenti, Freund e la sua squadra possono contare su uno speciale radar sottomarino e un ecoscandaglio multifascio che riproduce dettagliate immagini 3D degli oggetti sul fondale marino. Che cosa speriamo di trovare? Dal mio punto di vista, una prova schiacciante sarebbe ritrovare degli artefatti antichi e imponenti. Non troveremo la versione Disney di Atlantide, dove, anche se è affondata, tutto è intatto e le statue sono erette, così come le colonne e i muri sono illesi. Troveremo dei resti, ma ne troveremo a migliaia. È quello che io definisco la disseminazione di detriti. È incontrollabile! Bisogna evacuare la zona! La disseminazione di detriti avviene quando si manifesta un evento catastrofico. La distruzione lascia sempre dei resti disseminati lungo un'ampia area. Atlantide doveva essere una metropoli molto grande. Tutto ciò che rimane dei detriti viene riversato nell'Atlantico in questo esatto punto. Sul ponte di comando l'equipaggio monitora le schermate. Sono alla ricerca di anomalie presenti sul fondale marino. Ecco cosa faremo. Navigheremo in quella direzione, poi vireremo da quella parte. Le ricerche sono meticolose. A volte passano ore senza che si avvisti qualcosa fuori dall'ordinario. Oh oh. Ok, ci siamo. Ci siamo. Vedo qualcosa, ci siamo. Abbiamo visto una sorta di protuberanza, potrebbe essere uno scoglio. O qualunque cosa, è alta 4 metri e ampia 56. Probabilmente c'è qualcosa in queste acque. Non riesco a vedere nulla. La visibilità è molto scarsa. Rallentiamo. Stiamo seguendo la direzione indicata. La visibilità è migliorata. I sommozzatori sono a più di 45 metri di profondità. Cosa c'è lì dietro? Riuscite a vederlo? È un relitto. Ma non è antico. È in acciaio ed è relativamente moderno. Continuano a guardarsi intorno, ma è evidente che in questo sito non troveranno ciò che stanno cercando. Mentre le ricerche proseguono al largo delle coste del sud della Spagna, io faccio rotta verso la Sicilia. Freund ha ragione. Platone posiziona Atlantide a ovest delle colonne d'Ercole e molti studiosi sono convinti che si tratti dello stretto di Gibilterra. Ma alcuni storici ritengono che Platone si riferisca allo stretto di Messina, tra la Calabria e la Sicilia. Stiamo attraversando lo stretto di Messina in questo momento. È l'alba, è molto suggestivo. E si capisce quanto siano realmente vicine le due masse continentali. L'Italia è da questa parte e dall'altro lato c'è la Sicilia. È del tutto plausibile che in un dato momento storico queste potessero essere le colonne d'Ercole. È possibile che ci fossero dei veri e propri pilastri alle due estremità che si vedevano navigando nel Mediterraneo. Quando la navigazione si è sviluppata maggiormente, immagino che le colonne siano state spostate da qui, la loro posizione originale, e portate a Gibilterra rivolte verso l'Atlantico.
E se all'origine le colonne d'Ercole erano lo stretto di Messina, forse, è possibile che la Sardegna dall'altra parte dello stretto fosse un tempo Atlantide. Cinquecento anni fa, una delle più straordinarie civiltà dei tempi antichi prosperava in Sardegna. Sono diretto verso uno dei 7.000 siti che questa cultura dimenticata ha lasciato come testimonianza sull'isola. Incontro il ricercatore americano Robert Ishoy, che studia queste terre da decenni. Ishoy sostiene che queste rovine spettacolari, chiamate nuraghi, siano le vestigia di Atlantide. Senza dubbio, Robert, è davvero impressionante. Sì. Ma è davvero Atlantide. Questo popolo in Sardegna corrisponde alla descrizione di Platone, di Atlantide. Parlava della loro cultura come di una civiltà molto progredita. Guarda questa architettura, hanno utilizzato tecniche molto avanzate. Non riesco a crederci. Ci troviamo in una costruzione risalente a 3.500 anni fa. È costruita senza cemento, eppure è ancora in piedi. Platone scriveva che tutto era circolare, che costruivano dei pilastri. Li chiama pilastri. Ma a cosa servivano queste strutture circolari? Erano abitazioni, templi? Come erano impiegate? La storia originale era che Poseidone, e quindi una divinità, sposò una donna mortale e, per proteggerla, costruì un pilastro. Una torre come questa? Sì, esatto. Ma il resto delle descrizioni di Platone? La Sardegna corrisponde a ciò che sappiamo su Atlantide. Per scoprirlo, ci dirigiamo verso la parte meridionale dell'isola. Qui ci troviamo a Nora. È una città molto importante per la Sardegna. Platone ha affermato che Atlantide sia stata rasa al suolo da terremoti e inondazioni. La Sardegna è un'isola soggetta a numerose inondazioni e nel mare a sud della Sardegna c'è una grande faglia, quindi qui a Nora ci sono le prove di un flagello causato da terremoti e inondazioni e ci sono rovine sia sulla terraferma che sotto il livello del mare. È un luogo unico e testimonia che ci potrebbero essere dei collegamenti tra la Sardegna e ciò di cui ha narrato Platone sulla distruzione di Atlantide. La Sardegna possiede altre due importanti caratteristiche che corrispondono alla descrizione di Platone. Le rocce insulari sono di tre tinte diverse: nere, bianche e rosse. E ci sono sorgenti d'acqua calda e fredda su tutta l'isola. Robert mi porta a domandarmi se questi possano essere i templi di Atlantide. Sostiene che lo siano e mi porta in uno dei siti più sbalorditivi, su Nuraxi. Wow! Ci troviamo nel più grande complesso che sia stato rinvenuto finora. È un complesso di 5 torri. C'è la torre centrale e altre 4 torrette esterne che rappresentano la bussola nord, sud, est e ovest. E fino a pochissimo tempo fa nessuno sapeva della sua esistenza. Era ricoperto dal fango, completamente. Prova a immaginare la sua altezza. Ed era completamente sepolto sotto la terra. Quasi riesco a immaginare le persone percorrere questi corridoi. Ma che popolo era? Abbiamo trovato raffigurazioni di guerrieri. E data la struttura circolare ben protetta dell'insediamento, è possibile che si trattasse dei quartieri dell'aristocrazia e dei guerrieri. Ma se questa è Atlantide, dove si trova il leggendario tempio di Poseidone? Guarda, in questo punto. Dobbiamo assolutamente andare. Con nostro sommo stupore, Platone ci fornisce le coordinate. Sorprendentemente, la geografia, la geologia e l'archeologia della Sardegna sembrano corrispondere alla descrizione platonica di Atlantide. No, non ci credo.
Se mai sono esistite le case atlantidee, questa ne è la prova. È esattamente ciò che descrive Platone. Non so se sia Atlantide, ma l'architettura coincide senza dubbio a quella descritta da Platone parlando di Atlantide. È davvero incredibile. Decido di indagare su un altro aspetto della storia. Platone descrive una montagna al centro dell'isola che svetta al centro di una magnifica piana. Sulla cima sostiene che Poseidone avesse costruito la prima edificazione di Atlantide. Esiste qualcosa di simile in Sardegna? Ok, questa è la pianura di Campidano. Ok, e c'è una montagna? Sì, guarda in questo punto, proprio qui. C'è un nuraghe, una torre. Sopra una montagna, Santa Vittoria. Andiamo a vedere. Dobbiamo assolutamente andare. È incredibile. Sì, lo è. È situata in quello che in tempi antichi era il centro dell'isola prima che la parte meridionale venisse inghiottita dal mare. Una volta lì, tutto collide con quanto riportato da Platone. Non posso crederci. Abbiamo usato Platone come mappa del tesoro. Ha scritto: troverete una piccola montagna, vedrete una vista mozzafiato, una valle rigogliosa, una piana e antiche rovine. Non solo abbiamo trovato delle rovine, ma abbiamo trovato le rovine più antiche presenti sull'isola. Potrebbe trattarsi della prima torre costruita in Sardegna. Accanto c'è un tempio dedicato a un dio del mare, forse Poseidone. Nell'antichità era circondato da un fossato. Cosa stiamo guardando? Cosa mi stai dicendo? È forse Atlantide? Sto dicendo che se si considera la descrizione fatta da Platone riguardo tutte le diverse caratteristiche di Atlantide, la geografia, l'isola, la civiltà, non c'è altro posto al mondo che ci si avvicini di più della Sardegna. Inizio a pensare che Robert potrebbe avere ragione. Ciao, allora, come procede? Credo di averla trovata. So che sembra assurdo, ma è la Sardegna. Credo che la Sardegna sia Atlantide. Ok, dimmi qualcosa di più. Beh, corrisponde perfettamente alla descrizione di Platone. La tecnologia è impressionante e il motivo circolare si ripete in tutta la Sardegna. Al centro dell'isola, non ci crederai, c'è un tempio dedicato a una divinità del mare che a tutti gli effetti potrebbe essere Poseidone. Ed erano un popolo belligerante. D'accordo, ci sono delle corrispondenze, ma non sono convinto che solo perché le strutture sono circolari si rifacciano necessariamente ad un'urbanistica concentrica. E secondo i nostri studi, il piano urbanistico concentrico incorporava anche un porto e il grande nuraghe che hai visitato si trova nell'entroterra. È molto lontano dalla costa. Sì, ma tutta quella splendida terra fertile che vediamo oggi un tempo era sommersa dall'acqua, quindi, secondo gli effetti speciali della mia mente, ho immaginato che fosse circondato dall'acqua, quantomeno il tempio di Poseidone. In ogni caso, le tempistiche non quadrano perché la civiltà nuragica è comparsa dopo l'eruzione. Hai ragione. Non quadra perché in realtà Santorini non ha distrutto la cultura sarda. Le ha dato vita. Quindi forse si trattava di un popolo in fuga. Potevano essere rifugiati. È possibile che la Sardegna in realtà fosse la nuova Atlantide. Sì, è del tutto possibile. Devi cercare costruzioni simili ai nuraghi o a strutture in pietra similari in altri posti. Ancora più a ovest. Prosegui verso ovest. James mi dice di fare rotta verso ovest. C'è solo un possibile candidato. Superato lo stretto di Gibilterra nella Spagna meridionale, c'è chi ritiene che potrebbero essere giunti dei rifugiati atlantidei. Lo scrittore Georgios Diaz Montexano ha studiato quest'area per molti anni ed è convinto che degli abitanti atlantidei siano fuggiti verso l'entroterra e abbiano costruito dei santuari per commemorare la loro città perduta. Decifrare le reliquie aiuterebbe Georgios ad avvalorare la sua tesi. Qui si possono individuare 3 incisioni di barche, ognuna 8 o 12 remi.
Secondo Georgios, la storia di Atlantide è descritta in una serie di incisioni rupestri risalenti all'età della pietra, che narrano gli avvenimenti di una città sommersa, un porto leggendario e di navi che un tempo solcavano le acque dell'Atlantico. Dovremmo fotografare questo punto. Quindi la fotocamera dovrebbe essere qui. Sarà lassù. Per confermare la sua teoria, Georgios richiede l'aiuto dell'ingegnere Ken Boyston e il professor Gregory Hayward, esperti di fotografia forense e immagini multispettrali, riportando in vita le immagini perdute. La gente che ritiene che le ricerche su Atlantide siano inutili non ha considerato la questione seriamente. Io credo in un'onesta ricerca della verità. Pronto? Scatta. Sto scattando. Sto usando lo stroboscopio come mezzo di contrasto per far affiorare le ombre e la profondità delle incisioni sulla pietra. Ah, sì, questo è un cavallo con una lunga criniera. Scatta. Scatto. Sto guardando attentamente lo schermo e mi piace quello che vedo. Gli zoccoli si vedono più chiaramente. Sto cercando tracce di un ferro di cavallo, che ha una sporgenza verso la fine. Ma non vedo alcuna traccia di ferratura, quindi deve essere di epoca preromana. Deve essere preromano. Oh, oh, ci siamo. Ok, sì, sì, ci sono molte incisioni qui. Gli esperti rilevano ampi cerchi simili a fossati che circondano l'intera raffigurazione. Vedo una serie di cerchi concentrici e al centro sembra che ci siano delle linee parallele. Cerchi concentrici simili a fossati, esattamente ciò che riporta Platone descrivendo Atlantide. Cos'è quella linea sopra il cavallo? È una lunga linea ondulata, ce ne sono un paio. Ce n'è una qui e una più su. Potrebbero essere montagne? O forse sono onde? Forse è acqua? Il cavallo potrebbe essere sott'acqua. È possibile. È possibile. Il cavallo è inclinato verso il basso. Se fosse sott'acqua, potrebbe voler dire che sta annegando. E a quanto pare... Scatta. Non è l'unica incisione raffigurata sotto la possibile linea del mare. Questa sembra una barca, sembra un'imbarcazione, quella in alto a destra. Ingrandisci l'immagine, Ken. Questa potrebbe essere la chiglia. Vero. Potrebbe essere la chiglia dell'imbarcazione. È la chiglia, sì, sì. E se fosse la chiglia della barca, vuol dire che è sott'acqua. Mentre la squadra continua il suo lavoro, io raggiungo Georgios a Badajoz, nel sud della Spagna. Ho sentito parlare del suo lavoro e non vedo l'ora di vedere alcuni dei reperti misteriosi di questo museo poco noto. Questa incisione è importante. Sono due guerrieri dalle sembianze taurine. Le corna escono dalla testa, non dagli elmi. Secondo Platone, i tori sono associati alla religione di Atlantide. Queste iscrizioni sono incredibili. Guerrieri. Carri. E un'incisione in un linguaggio sconosciuto, noto come Tartesso. È possibile che si tratti della lingua della città perduta. Georgios ha tenuto il meglio per ultimo. Guarda qui. Non ci credo. Tre cerchi concentrici e un canale tangente che li attraversa fino al punto centrale, che potrebbe rappresentare simbolicamente il tempio di Poseidone. Quindi è un simbolo di Atlantide. Atlantide. I cerchi concentrici mi fanno pensare alle costruzioni che ho visto in Sardegna. È possibile che la Spagna meridionale fosse la loro madre patria e che questi guerrieri si ergessero in difesa di Atlantide? Mi stai dicendo che qui abbiamo la storia completa. La storia di Platone incisa su pietra. I cerchi concentrici, il canale che li attraversa fino al centro, il tempio di Poseidone proprio qui e i guerrieri, perché erano una società votata alla guerra che tentò di dominare il Mediterraneo. Abbiamo la tecnologia avanzata. I carri erano avveniristici per l'epoca. Tutti elementi che messi insieme raccontano una storia incisa su pietra. In altre parole, mi stai dicendo che abbiamo una Bibbia degli Atlantidei. Georgios mi porta in un altro sito archeologico della zona. Crede di aver trovato un insediamento atlantideo. I quadrati in cemento sono moderni, l'archeologia al di sotto è antica. È un grande sito risalente all'età del bronzo. Stranamente non è stato riportato alla comunità scientifica. Sembra a tutti gli effetti l'Atlantide di Platone. Mi trovo a Jaén, una città risalente a più di 5.000 anni fa, che è appena stata riportata alla luce. Hanno scoperto che si estende per più di un chilometro di diametro.
40.000 persone abitavano qui 5.000 anni fa e la loro architettura era davvero formidabile. Cerchi concentrici, canali, case, con un'architettura circolare. Il motivo per cui non ne avete sentito parlare è perché i costruttori se ne sono impossessati. Ci hanno costruito sopra e anche il sito in cui mi trovo presto non ci sarà più. Questa era una grande città. 60.000 reperti sono stati rinvenuti. Per gli standard dell'epoca del bronzo, aveva una densità demografica molto elevata, nello stesso periodo in cui Atlantide era al suo apice. Incontro uno degli archeologi responsabili degli scavi, Estela Perez. La struttura della città ha un fulcro centrale, seguito da una serie di cerchi concentrici con fossati e fortificazioni. Ben 5. In altre parole, la città si sviluppa in modo circolare a partire da un punto centrale. Allora perché gli abitanti dell'antica Jaén hanno costruito questi fossati concentrici di terra e acqua in una zona così arida? Georgios ritiene che Jaén sia la città gemella di Atlantide e che sia stata costruita applicando lo stesso tipo di architettura. So che guardando queste rovine non sia facile dare a questo sito la sua giusta valenza archeologica, quindi lasciate che vi aiuti. Riportiamo la vecchia Jaén al suo splendore. Nello stretto di Gibilterra, il professor Freund e la sua equipe di sommozzatori continua a esplorare i fondali alla ricerca di Atlantide. Tirate sull'ancora. C'era moltissima sabbia, distese infinite, un fondale piatto. Nessuna roccia particolare, no. Non era ciò che speravamo. Mentre si dirigono verso un punto più profondo, Freund decide di tirare fuori l'artiglieria pesante, l'ROV. In pratica, dovremo togliere queste telecamere e aggiungere questo blocco. Direi che ci siamo. L'ROV è leggero, ma è dotato di un'attrezzatura video all'avanguardia. Può raggiungere profondità maggiori rispetto ai sommozzatori e può restarci più a lungo. Trasporta due coppie di telecamere 4K e trasmette immagini in superficie. Se Atlantide si trova in queste acque, le telecamere la troveranno. Ponte di controllo. Ciao ragazzi, qui è la plancia. Sì, plancia, l'ROV è diretto verso nord. Siamo a un metro dal fondale e non c'è una buona visibilità. Dobbiamo andare avanti e tentare di seguire una rotta costante. Sono più in profondità rispetto all'ultima immersione in cui cercavano le tracce sedimentarie. Ecco perché le ricerche richiedono così tanto tempo. Ci possono volere giorni, settimane o mesi perché si procede alla cieca. Non c'è una buona visibilità finché non trovi qualcosa. Nonostante il loro impegno, i piloti non fanno nessuna scoperta rilevante. Il mare è vasto e bisogna avere molta pazienza. Nel frattempo, 40 chilometri nell'entroterra, Georgios ci porta nel luogo in cui ritiene ci sia un santuario costruito dai rifugiati atlantidei. Immagini di navi e porti in questa zona così remota confermerebbero la sua teoria che a un certo punto la vera Atlantide sia stata trasformata in mito. Ritengo che questa sia la grotta più importante che sia mai stata scoperta nella penisola iberica per quanto riguarda l'arte rupestre, forse nell'intero occidente. Qui è raffigurato un porto con delle navi. Sembra che stiano approdando e salpando. Ci sono 7 incisioni diverse di imbarcazioni. Ed è questo che mi ha fatto pensare al famoso passaggio in cui Platone afferma
che il porto di Atlantide era molto importante perché vi giungevano navi da ogni paese. Gli esperti di immagini multispettrali coprono l'ingresso della grotta e si mettono all'opera. Utilizzano delle fotocamere speciali che usano 16 spettri cromatici differenti, invisibili all'occhio umano, per immortalare immagini dettagliate delle iscrizioni. Il nostro compito è quello di rendere delle immagini vaghe il più definite possibili, scoprendo così nuovi simboli che risultano impercettibili all'occhio umano. Stiamo percorrendo l'intero spettro, dal viola fino agli infrarossi, per un totale di 26 scatti. Ora riesco a vedere le linee che non si riuscivano a individuare prima. Oh, vedo la barca, vedo anche i remi. Ce ne sono diverse, sì. Utilizzando onde luminose visibili all'occhio umano, è possibile vedere l'immagine dell'imbarcazione in quello che sembra un porto quadrato quasi indistinguibile. Mentre quando viene fotografato con le luci multispettrali, emergono improvvisamente nuovi dettagli. Stiamo osservando qualcosa di molto interessante. Ho appena capito di cosa si tratta. Questa è un'immagine tridimensionale. Riusciamo a vedere l'interno della barca e queste sono le assi della chiglia. L'artista è abbastanza abile da riuscire a raffigurarla in tre dimensioni. Scoprono nuovi dettagli anche sull'altra imbarcazione. Ciò che si evince da questa immagine è davvero interessante. Ci aspettavamo i remi e sono ovali e ricurvi, ma non ci aspettavamo di vedere che quello che pensavamo fosse un altro remo in realtà non lo è. È un timone o un tribordo. E si riesce a capire perché. Vedete com'è squadrato alla fine? Sì, è molto diverso dai remi, sì. E viene dalla poppa. Il che ci rivela un paio di cose notevoli. Innanzitutto, dato che il timone è da questa parte, la barca sta andando in quella direzione, si allontana dal porto, che è da questa parte. Improvvisamente scoprono un'immagine che era del tutto invisibile ad occhio nudo. Analizzando quest'area abbiamo trovato qualcosa che non ci saremmo mai aspettati di vedere. Wow! C'è un'altra figura. Questa sembra chiaramente una coda. E queste sono delle orecchie. Sembrano un cavallo e il suo cavaliere, che sembra quasi avere un elmetto con una piuma in cima. Una piuma o un qualche tipo di ornamento. Accanto al cavaliere c'è un altro quadrato che gli esperti hanno identificato come il porto con i cerchi concentrici. Sembra che il cavaliere stia scappando dal porto. Chiunque abbia fatto queste raffigurazioni nelle montagne non stava riproducendo imbarcazioni, porti e uomini a cavallo nelle vicinanze. Stavano riportando racconti di eventi avvenuti lungo le coste, lontano da questa grotta. Mi sono venuti i brividi, ve lo posso assicurare. Sto iniziando a pensare che Georgios abbia ragione e che è in questo modo che Atlantide è divenuta leggenda. Il professor Freund ci ha raggiunti. Non avendo avuto fortuna nel ritrovare reperti sommersi, ha deciso di portarci in una località costiera unica nel suo genere nel sud della Spagna, dove ritiene sorgesse Atlantide. Ci troviamo nel Parco Nazionale di Doñana, una delle più grandi paludi di tutta Europa. Centinaia di chilometri quadrati di acquitrini. Ma nell'antichità si trattava di una baia aperta, una baia in cui le navi potevano navigare, arrivando fino a Siviglia. In 11 punti abbiamo analizzato il terreno con la datazione al carbonio 14, fino a una profondità di 13 metri al di sotto della superficie, dove si trova uno strato compatto di metano che potrebbe indicare l'avvenimento di un evento catastrofico improvviso che ha racchiuso tutti questi organismi, tutti questi esseri viventi, in un unico strato di metano. 4.000 anni avanti Cristo, 6.000 anni fa, una civiltà viveva in queste terre. E all'improvviso sono scomparsi. Guidiamo per ore attraversando il panorama insolito e unico di Doñana. Per centinaia di chilometri vediamo solo vegetazione, spiagge e sabbia. Dal punto di vista geologico è evidente che qui sia accaduto qualcosa di straordinario.
Dopo diverse ore arriviamo alla nostra destinazione. Il professor Freund mi porta nel punto che lui definisce la prova archeologica inconfutabile. Non sembra un granché, Richard. Sai come si dice? A volte, nelle botti piccole, c'è il vino buono. Sì, ho visto castelli e ho visto templi, ora invece vedo solo un buco nel terreno. Dimmi perché è rilevante. Queste sono le ultime vestigia di Atlantide. Risale all'epoca in cui esisteva Atlantide, una gigantesca città di pietra. Mi stai dicendo che questa pietra, questa roccia, sarebbe il tesoro? Non è endemica di queste zone. È molto, molto diversa da tutti gli altri tipi di pietre. Non è sabbia, non è fango. Guardandola si possono vedere tutti i detriti marini che si sono incastonati nella superficie della roccia. Si capisce che questa roccia non faceva parte di questa zona. E, data la sua altitudine e trovandoci in mezzo a una palude, crediamo che uno tsunami devastante abbia portato qui questa pietra migliaia di anni fa e l'abbia depositata qui. In un'indagine di polizia di solito si segue la pista del denaro. In archeologia devi seguire le pietre. Il professor Freund non è il primo accademico a giungere in quest'area. Negli anni 20 due leggendari archeologi, Bonsor e Schulten, sostenevano che Dognana un tempo era la dimora di un'altra città perduta. Tartesso. Come Atlantide, Tartesso era una città portuale situata oltre le colonne d'Ercole, celebre per i suoi metalli e le sue navi. Anch'essa è scomparsa misteriosamente dagli annali. È possibile che la città che Platone chiamava Atlantide in realtà gli Atlantidei la chiamassero Tartesso? Georgios ci mostra un documento raro. Un'antica mappa egizia. Voglio mostrarvi un'altra cosa. Questa è una delle mappe più antiche risalenti a Tolomeo. È una mappa di Tolomeo? Esatto, una copia bizantina della mappa di Tolomeo, del secondo secolo. Quindi è la copia bizantina di una mappa del secondo secolo, a 1800 anni. Esatto. La mappa ci fornisce un'antica prospettiva del Mediterraneo, lo stretto di Gibilterra, l'Atlantico e le coste del sud della Spagna. Come hai trovato questa mappa? È conservata al British Museum. Perché ce la stai mostrando? Guardate qui. Tartesso. Esattamente. E guarda, guarda qui. Non c'è scritto solo Tartesso, ma la indica in un punto ben preciso. E raffigura un'illustrazione di com'era fatta la città e di come si affacciava sul mare. Con il simbolo di una città fortificata nello stesso punto in cui ci troviamo ora, in questo punto. Esattamente qui. Proprio dove ci troviamo noi. È davvero... È assurdo, e non se ne è accorto mai nessuno. Nessuno, tranne me. È proprio lì. Sì. Si nascondeva in piena vista. Sì. Possiamo andare lì e cercare in mare aperto. Ora che abbiamo identificato una nuova zona da perlustrare, troveremo finalmente la città perduta? Wow! È davvero incredibile! Con delle nuove coordinate a disposizione... Come va, ragazzi? L'Atlantic Explorer al largo delle coste di Dognana, siamo a caccia di reperti archeologici che potrebbero testimoniare la distruzione di Atlantide. Incrociamo le dita. Siamo nel posto giusto. Il punto è quello giusto. Oggi la visibilità è ottimale, ma non sembra esserci nulla sul fondale. Immersione dopo immersione, i sommozzatori tornano in superficie a mani vuote. Niente pesci, niente onde, neanche una lattina di birra.
Non c'è assolutamente nulla. La giornata sta volgendo al termine. Dopo aver passato ore sott'acqua, i sommozzatori sono esausti. Decidono di rimuoversi l'equipaggiamento. Credo che dovremmo ingrandire la zona di ricerche e domani speriamo di essere più fortunati. Sempre ottimista, il professor Freund non si lascia scoraggiare. Oggi non è stata una buona giornata, ma questo non significa che domani non faremo una grande scoperta. Passo e chiudo. Mentre la barca fa ritorno verso il porto, qualcosa di strano appare sugli schermi. Sembra tondeggiante e non di origine naturale. Abbiamo una decisione difficile da prendere. Anche se i sommozzatori sono dei veri esperti, il professor Freund teme che siano troppo provati per fare un'altra immersione. Ma Edoardo e la sua squadra sono preoccupati che domani il clima non sarà così clemente. Decidono allora di rischiare. Santo cielo, venite a vedere questi dischi giganti. Questi dischi devono essere stati fatti dall'uomo, non c'è alcun dubbio. Sono sicuramente antichi, ma che cosa sono? Non ne ho idea, Richard. Il professor Freund ritiene che i dischi circolari facciano parte dei resti atlantidei che stava cercando. Sostiene che siano i resti sezionali di una colonna. Il dottor Ralph Pedersen, l'archeologo marino a bordo, crede si tratti di macine per il mulino che potrebbero risalire all'epoca romana, molto più tardi di qualunque possibile Atlantide. Tutto dipende da ciò che si trova al centro dei dischi. Il centro è quadrato come per le colonne o tondo come per le macine? Un tempo le sezioni delle colonne erano più spesse delle macine e venivano ritagliati dei quadrati all'interno per inserire un pilastro di legno al centro. E le infilavano una sopra l'altra. È così che costruivano le colonne. Erano squadrate al centro, così non sarebbero ruotate con il tempo. Ruotate. Ma la domanda è: si tratta di un foro circolare o è quadrato? Potrebbe essere quadrato, così come no. Sono praticamente una sopra l'altra. Il fatto che siano una sopra l'altra non significa necessariamente che sia un elemento architettonico. Potrebbe essere il carico di una nave. Quando si trasporta la merce in nave, viene impilata, soprattutto quando è piatta. E quando un'imbarcazione affonda, è possibile che gli oggetti restino vagamente impilati. Questa non sembra affatto rotonda. Questa a me sembra un quadrato. Forse questa potrebbe essere quadrata. Per i sommozzatori, forse può bastare. Dopo giorni di immersioni vane, finalmente trovano delle antiche rovine che un tempo, forse, adornavano Atlantide. Erano molto più grandi di quanto mi aspettassi. Sono larghe circa un metro e mezzo. Sono molto robuste, di questo spessore circa. Decisamente non è di fattura moderna, questo è poco ma sicuro. In termini di esplorazione abbiamo senza dubbio fatto una scoperta ed è stata completamente fortuita. Georgios concorda con Freund che si tratti di colonne. Ritiene che un tempo appartenevano a un tempio. Le pietre gli ricordano di un filmato subacqueo girato nelle vicinanze che è stato in suo possesso per anni. Non è molto chiaro. Non è nitido, è un vecchio video, ma se si guarda attentamente vedrai che... Questa sembra una grande struttura. Sì, esatto. Sono gradini.
Non ci credo. È davvero incredibile. Si tratta di una scalinata. È evidente che non si tratti di qualcosa di naturale. È stato fatto dall'uomo. E chi l'ha girato? Questo video è stato girato da Francisco Salazar nel 1993. Era un subacqueo esperto ed era conosciuto come El Pantera. Quest'uomo era una leggenda da queste parti. Era uno dei maestri subacquei più importanti di tutta Cadice. Ed è ancora vivo. No, non è più in vita. No, è morto nel 98. Purtroppo ci ha lasciati. La qualità non è delle migliori, ma sembra che ci siano un mucchio di oggetti in pietra di una struttura megalitica. E c'è un muro proprio lì davanti. Una parete. È davvero incredibile, un muro. Sì, un muro circolare. Un muro circolare. Sembra una sorta di torre. Sapete a cosa assomiglia? Sembra un nuraghe. Incredibile. Dove è stato girato? El Pantera ci ha riferito che si dovrebbe trovare tra Barbate e Zara de los Atunes, a 35 metri di profondità. Sarebbe possibile tentare di ritrovare quel sito? Beh, sì, credo di sì. Sappiamo dove cercare. E allora dobbiamo trovarlo, dobbiamo riuscirci. Siamo diretti verso il punto in cui Georgios crede troveremo il sito di immersione de El Pantera. È un tratto di mare lungo circa 8 chilometri, a soli 16 chilometri da dove abbiamo rinvenuto i dischi sottomarini. Armati di un sonar 3D, confidiamo tutti di fare presto una scoperta importante. Con mia sorpresa, scopriamo di trovarci in acque interessate dal narcotraffico e navighiamo sotto l'occhio vigile della Marina Militare Spagnola. L'Atlantic Explorer passa al setaccio la zona circoscritta, creando una mappa dettagliata del fondale oceanico. Mentre aspettiamo di individuare un obiettivo specifico, decido di chiamare James Cameron per aggiornarlo sugli ultimi sviluppi. Ciao, James! Come va, amico? Dove vi trovate in questo momento? Nel sud della Spagna. State attraversando le colonne d'Ercole? Esatto. Ce la stiamo cavando piuttosto bene. Nel primo sito che abbiamo individuato, abbiamo trovato diversi reperti. Potrebbero essere sezioni di una colonna o delle semplici macine. E poi c'è un'altra cosa di cui ti volevo parlare, ok? Da queste parti viveva un sommozzatore leggendario soprannominato La Pantera o El Pantera. Ha girato un video in VHS, credo. Quando ho visto le immagini, all'inizio credevo si trattasse di uno scherzo, non c'era nulla, ma quando ho visto dei fermi immagine, sembra proprio un nuraghe sottomarino come quelli che abbiamo visto in Sardegna. È davvero grosso. Ha dei pilastri, ha dei... Dei gradini. Delle scale, ecco, ci sono dei cerchi. Cerchi. È la versione hollywoodiana di Atlantide e si dovrebbe trovare proprio nel punto in cui ci troviamo noi. Avete delle buone coordinate. È profondo 35 metri e si trova tra Barbate e Zara de los Atunes. È una zona molto sabbiosa. Sì. Se ci fosse un tempio sommerso completamente esposto, verrebbe rilevato dal sonar. Setacceremo i fondali e troveremo Atlantide. Sembra troppo bello per essere vero. Non resterò in piedi tutta la notte trepidante, ma vedremo che cosa succederà. Sicuramente dovreste seguire questa pista. D'accordo, fantastico. Vorrei poter essere lì con voi. Nel frattempo, le coordinate di Pantera non sembrano combaciare. Ciao, avete trovato nulla di interessante? Avete notato qualcosa, Passo? Stiamo cercando, ma per ora nulla. Proseguiamo le ricerche. Il fondale è piatto e non sembra esserci nulla. Lì c'è qualcosa. È molto grande. Rilevano un'anomalia. Qualcosa emerge dal fondale. Potrebbe trattarsi della struttura ritrovata da Pantera. È questo il posto. Ci siamo, ma sono tutti pesci. Sono pesci, ma potrebbero trovarsi all'interno di una struttura. C'è un fondale sabbioso e all'improvviso una piccola struttura con molti pesci. D'accordo, vado ad avvertire i sommozzatori. Tuffatevi fuori bordo, ok? Come ai vecchi tempi. Ok. Fantastico. Non riesco a vedere nulla. Non c'è una buona visibilità.
Navigando sopra di loro, sono in contatto radio con i sommozzatori. Che cosa vedete, ragazzi? Cosa sta succedendo? L'acqua è molto torbida. Praticamente alla cieca, seguono la catena dell'ancora fino al fondale. Incredibilmente, l'ancora li conduce esattamente nel punto sperato. Wow, è davvero fantastico. Che cosa stai vedendo? Ci sono macigni giganteschi qua giù. Ma sembrano strani. Potrebbe trattarsi delle pietre megalitiche presenti nel video di El Pantera. Non riesco a determinare se siano artificiali. I sommozzatori si separano e trovano pietre sparse. Potrebbe trattarsi di dischi che sono stati ricoperti dalle alghe. Da alcune angolazioni potrebbero sembrare artificiali, ma è difficile da dirsi. Guardati bene intorno, su tutto il sito archeologico. Vedi per caso un relitto? Vedi qualcosa? Abbiamo visto una serie di pietre che a mio avviso non sono affatto di formazione naturale, perché sembrano sparpagliate sulla sabbia. E soprattutto io ho visto una pietra dalla forma quasi perfettamente semicircolare. È davvero eccezionale. Le correnti si stanno alzando e le onde stanno rendendo questa immersione piuttosto complicata. Devono tornare in superficie. È stato decisamente interessante. Moltissime pietre, di forme piuttosto innaturali. Ma ovviamente l'immaginazione inizia a prendere il sopravvento. Vorrei sentire l'opinione di Ralph, perché quando ti trovi a 40 metri sott'acqua e la tua testa vuole farti trovare qualcosa di interessante, è molto facile iniziare a immaginarsi le cose. Vorrei un'opinione distaccata e analitica di ciò che abbiamo trovato. Le correnti si stanno abbassando, quindi credo che l'ROV possa uscire in mare anche da solo. Nel tentativo di ottenere risposte, Bill e i piloti guidano l'ROV fino al punto di immersione e analizzano le immagini in arrivo. C'è una visibilità di circa 1,5 metri. Non riusciamo a capire se si tratti di oggetti artificiali o formazioni rocciose. È una grossa struttura, qualunque cosa sia. Wow! Oh! Chiamano Ralph, l'archeologo marino, per una più attenta analisi. Che cosa sarà? Dopo diverse ore, Ralph non riesce a trarre conclusioni. Il processo sedimentario ha danneggiato i reperti. Non riesce a determinare se siano naturali o artificiali. Se si tratta del Tempio di Pantera, solo uno scavo sottomarino potrà determinarlo. I sommozzatori continuano le ricerche, ma non trovano nessun altro sito archeologico. Il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo. È una situazione molto, molto tesa. E se non dovessimo trovare qualcosa qui, dovremmo spostarci verso un altro punto. Atlantic Explorer, qual è la vostra rotta? Sta arrivando il maltempo e il comandante è costretto a ritornare al porto. Dobbiamo abbandonare temporaneamente le ricerche. Eppure la nostra fortuna sta per girare. L'Atlantic Explorer è ormeggiato in porto in attesa che si calmino le acque. L'equipaggio allora ne approfitta per rifornire la dispensa e fare della manutenzione. Sto pensando, se il sud della Spagna è la terra natia di Atlantide e la Sardegna era una colonia atlantidea, perché l'archeologia qui non trova riscontro con quella rinvenuta sull'isola sarda? Georgios crede di aver trovato l'anello mancante, un tempio risalente a 4.000 anni fa, recentemente rinvenuto con lo stesso stile dei nuraghi. Siamo nel bel mezzo del nulla ed era completamente isolato anche nell'età del bronzo. Non ci sono città da queste parti e hanno ritrovato delle sepolture risalenti all'età del bronzo.
Parliamo del 1800 avanti Cristo. E guardate qui, un fossato circondato dall'acqua e da cerchi concentrici. Costruito 700 anni prima dei nuraghi sardi, sono sorpreso nel vedere così tante caratteristiche della cultura sarda in questo tempio iberico. Sembra un Dedalo. Quando arrivi, non sembra nulla di che, solo una versione in miniatura di ciò che abbiamo visto in Sardegna, ma guardate quanto è complesso. E noterete lo stesso tema, il fossato, i cerchi concentrici. Non può essere una metafora. Questa è un'architettura atlantidea come è stata descritta da Platone. C'erano i punti cardinali e al centro, in questo punto, c'è un pozzo molto profondo. È possibile che venerassero un dio del mare, magari Poseidone. E guardate dove si trova. Ancora una volta vediamo lo stesso paesaggio descritto da Platone. Si trova al centro di una piana fertile. Questa non è una città, non è una casa, non è un castello. Questo è un tempio, è un luogo di culto. Wow! Stando qui dentro, sembra di essere in un ingranaggio. Sembra tutto così perfetto. Guardate come le rampe vi conducono ovunque. Guardate le rampe delle torri. È davvero un panorama spettacolare. E lo è ancora di più perché è inaspettato. Sembra una struttura molto piccola che appariva come una sorta di montagna prima che venisse portata alla luce circa 30 anni fa. Ma è davvero difficile datare questi reperti. I monaci vengono sepolti nel proprio monastero e qui gli archeologi hanno scoperto e lasciato in loco un'antica sepoltura. Potrebbe essere il punto d'origine da cui la cultura atlantidea ha preso piede spingendosi fino alla Sardegna? El Pantera avrà trovato un tempio simile sott'acqua? Ci dicono che il tempo è migliorato, ma sulla strada del ritorno, Giorgios ha un altro asso archeologico nella manica. In alto, sulle montagne, vicino a delle incisioni di cerchi concentrici risalenti all'età della pietra, c'è un'immagine che Giorgios vorrebbe mostrarmi. Guarda, cosa vedi qui? No, non ci posso credere. Vedo la menorah biblica. È una menorah. Cerchi concentrici. È una menorah. Aspetta, mi stai dicendo che la menorah biblica del Tempio di Gerusalemme, presente nel libro dell'Esodo, è un'evoluzione del simbolo dei cerchi concentrici atlantidei? Ne sono convinto. La menorah, in qualche modo, rievocherebbe un simbolo che ha significato qualcosa per migliaia di anni. La metà esatta del simbolo della città di Atlantide porta alla menorah. Improvvisamente ricordo immagini di una menorah che ho visto nei luoghi di sepoltura ebraici a Malta, risalenti a 1600 anni fa. Erano esattamente come il simbolo di Giorgios, completi di un'asta centrale che aveva la forma del tridente di Poseidone. È davvero impressionante, perché mi stai dicendo che ci sono reminiscenze della teologia atlantidea nella Bibbia stessa. Esattamente. Secondo Giorgios, è attraverso santuari come questo che i rifugiati atlantidei tramandarono i loro simboli al resto del mondo. Una volta sulla nave, siamo pronti a riprendere il largo. Il Parco Nazionale di Doñana è dove tutto ebbe origine. Credo si tratti dell'antica Terra Natia, il porto dove era situata l'isola di Atlantide. La domanda ora è, come dobbiamo procedere? Chiaramente abbiamo un problema. Se il porto di Atlantide è sepolto sotto le pianure fangose di Doñana, allora non può essere accessibile. Ma io ho un'idea.
all'Aja Alta c'erano due quadrati raffigurati sulle pareti della grotta. Se il quadrato con i cerchi concentrici rappresenta il porto di Atlantide, allora forse il quadrato con le imbarcazioni ritrae qualcos'altro, una sorta di avamposto o ormeggio in mare aperto dove le navi aspettavano di entrare nel leggendario porto. Se esistesse un luogo simile, il punto più logico in cui posizionarlo sarebbe sull'isola più vicina allo stretto di Gibilterra, Sancti Petri. Condivido la mia idea con il resto della squadra. È un azzardo, ma non abbiamo altra scelta. Ci dirigiamo verso l'area interessata. Vedo qualcosa, ed è piuttosto evidente. Sembra una sequenza di blocchi, una sorta di spartiacque. Sì, un molo. E in questa zona, in questo punto, potrebbe esserci un ormeggio. Penso che troveremo dei reperti archeologici inconfutabili dell'esistenza di una civiltà molto antica, che potrebbe essere riconducibile solamente ad Atlantide. Il comandante José María mette la nave in posizione. La tensione è molto alta. Siamo pronti. Ma cosa dobbiamo cercare? Navi? Dopo migliaia di anni il legno marcisce, ma i frangifrutti, le banchine e le ancore di pietra no. Sono moli? Forse sono frangiflutti. E poi? Finalmente ritrovano un'enorme ancora in pietra. Perfino Ralph, l'archeologo marino, eterno scettico, è trepidante. È più o meno di queste dimensioni. Sarà lunga 83 centimetri e sarà spessa così. È smussata su entrambi i lati e c'è un foro al centro. Eh sì, siamo stati davvero sorpresi di trovarla. Dopo settimane di ricerche vane, tutti sono elettrizzati quando Ralph determina che l'ancora potrebbe risalire all'età del bronzo. Fantastico! Corrisponde alla sequenza temporale di Atlantide. Ecco qua. Sono fotogrammi. Sì, lo sono. È davvero una scoperta straordinaria. Molte persone si emozionano quando trovano delle ancore, ma quest'ancora è davvero speciale. Dovrebbe avere circa 3.000 o 4.000 anni ed è molto grande. Quindi sarà appartenuta a una nave imponente, il che dimostrerebbe che certe imbarcazioni navigavano già queste acque circa 4.000 anni fa. È opinione diffusa che l'uomo non abbia navigato nelle acque dell'Oceano Atlantico prima dell'VIII secolo d.C. Secondo questa teoria, la pesca e le rotte commerciali dell'epoca erano limitate al Mar Mediterraneo. Questa ancora racconta una storia diversa. Ci troviamo sul versante atlantico. Chi ha mai visto delle ancore in pietra da questo lato dell'oceano? Queste acque non sono state ancora esplorate. Ci siamo qui noi, lo stiamo facendo per la prima volta e stiamo trovando reperti importanti. Stiamo superando ogni limite. Stiamo disegnando nuovi confini. Non ero molto convinto di questo sito di immersioni, ma ora sono pieno di speranza. Ma un'unica ancora in pietra potrebbe essere un semplice caso. La testimonianza di un'antica nave andata fuori rotta. Dobbiamo rinvenire altri reperti per avvalorare la tesi che qui, un tempo, si trovasse una grande zona d'ormeggio. Edoardo, mi ricevi?
Siete in difficoltà? La corrente è molto forte. Ma non è soltanto questo il problema. Le onde ci sbattono verso il fondale. Le correnti sono molto forti a causa della regolarità del fondale marino. Non ci posso credere. Questa è davvero grande. È incredibile. Non ho mai visto nulla di simile. Che cosa stai vedendo? Ho appena trovato un'ancora quadrata, il che è incredibile. Senza dubbio è opera dell'uomo. Ha un foro al centro delle dimensioni di un pugno. È quello che stavamo cercando. Ragazzi, vi posso assicurare che è davvero incredibile. Mi sto avvicinando a un'altra ancora. Senza dubbio, per quest'area si tratta di una scoperta formidabile. Non sono affatto oggetti comuni neanche nel Mediterraneo, e ci troviamo nell'Atlantico. È assolutamente fantastico, è davvero indescrivibile. Che scoperta, che ritrovamento. Miguel ci sta guidando con la bobina, ma anche lui sta facendo molta fatica. Ci sono delle correnti davvero molto forti. Quante ancore vedete? Mi sto avvicinando alla terza, che ha una forma ovale, con un'estensione massima di circa 70, 75, 80 centimetri. Sembra davvero in ottimo stato. Potrebbe avere 3.500 anni o magari 4.000, e indicherebbe che qui sorgeva un porto, dove io non mi sarei mai aspettato di ritrovare delle ancore, perché è più facile trovare un ago in un pagliaio che delle ancore dell'età del bronzo nell'Atlantico. Significa solo una cosa: siamo sulla strada giusta. Abbiamo trovato un totale di 4 ancore dell'età del bronzo sul versante atlantico della Spagna. Ma i nostri sommozzatori non hanno finito. Un'ora dopo trovano anche la quinta, un'ancora dalla forma triangolare. È incredibile! Dico sul serio, è straordinario! E poco dopo trovano anche la sesta. Me lo sentivo, era una buona giornata. Te l'avevo detto che ce l'avremmo fatta. Siete davvero fantastici. Ve lo assicuro. Sono davvero fiero di essere qui. State scrivendo la storia. Le implicazioni di questa scoperta sono sbalorditive. La nostra squadra ha trovato le prove di un ormeggio esattamente dove avevamo predetto che lo avremmo trovato. È stato bello? È stato magnifico, Simca. Sì? Sento davvero che abbiamo realizzato qualcosa di importante. Grazie, amico mio, è stato incredibile. È meraviglioso. Io avevo una teoria, ma siete stati voi a trovarla. È stato davvero emozionante, davvero incredibile. È il momento più importante della mia vita. Se l'ormeggio di Atlantide fosse stato in queste acque, allora forse, come teorizza il professor Freund, Atlantide è in attesa di essere scoperta sotto le pianure fangose di Doñana. E se le ancore in pietra appartengono a delle grandi navi, quanto si saranno addentrati nelle acque dell'Oceano Atlantico? È possibile notare traccia dei loro viaggi a metà strada verso le Americhe? La nostra squadra ha ritrovato più ancore dell'età del bronzo sul versante atlantico della Spagna di quanto chiunque abbia mai fatto prima. Se ne abbiamo trovate 6 in un paio di immersioni, ce ne devono essere a migliaia, confermando le parole di Platone riguardo un porto al di là delle colonne d'Ercole. Platone affermava inoltre che le navi di Atlantide navigassero nell'Atlantico, fermandosi presso alcune isole lungo la rotta. Per confermare questa tesi, ancora una volta, ci spingiamo verso ovest, fino alle Azzorre, isole portoghesi situate al centro dell'Oceano Atlantico. anni prima di Colombo, è possibile che i navigatori dell'età del bronzo siano giunti fin qui, a quasi un terzo della strada verso le Americhe? È un'idea quasi assurda.
Quando gli esploratori portoghesi approdarono alle Azzorre circa 500 anni fa, sostennero che queste isole non fossero mai state abitate. Ma recentemente il professor Félix Rodríguez dell'Università delle Azzorre ha fatto delle scoperte incredibili. Non riesco a credere a ciò che stiamo guardando. Teoricamente questo non dovrebbe essere qui, vero? Esatto. Di cosa si tratta? Potrebbe essere un colombario di epoca romana. I romani li utilizzavano come luoghi funerari per la sepoltura, cremavano i cadaveri, li mettevano nelle urne e le riponevano nei colombari. Sì, è un luogo di sepoltura perché lì c'è anche un forno. C'è anche un forno? Sì. Spiegherebbe la struttura e darebbe un senso a tutto questo. Io sono sconvolto perché questo confermerebbe la presenza sull'isola di una civiltà appartenente al mondo antico, giusto? Ovvero molto prima di quanto chiunque potesse pensare. È proprio così. È straordinario. Dei popoli antichi si spinsero fino al centro dell'Atlantico. Incredibilmente, questo popolo aveva usi e costumi simili a quelli praticati nel Mediterraneo. Vivevano su quest'isola atlantica circa 2000 anni fa, o forse anche prima. Il professor Rodríguez ha in mano delle prove che potrebbero far risalire questa civiltà all'età del bronzo, o addirittura prima, all'epoca di Atlantide. Disseminate lungo i campi di Gran Turco delle Azzorre si ergono imponenti strutture piramidali. Si pensa che queste antiche costruzioni fossero collegate tra loro attraverso una complessa rete di tunnel sotterranei che oggi sono in rovina o crollati. Mi trovo in un campo di Gran Turco sull'isola di Pico nelle Azzorre, a metà strada tra l'Europa e le Americhe. Alle mie spalle potete vedere l'ingresso a un'antica struttura che gli studiosi hanno considerato appartenere al Neolitico, l'età della pietra. E parliamo di migliaia di anni fa, quando nessuno sarebbe stato in grado di arrivare fin qui. Quella struttura sarebbe collegata in qualche modo a questa piramide. E la piramide sembra un'antica ziggurat, assomiglia alla torre biblica di Babele. Forse si tratta di una popolazione simile agli Aztechi, nessuno lo sa perché nessuno li ha mai studiati veramente. Chiunque guardi in quella direzione vedrà una piramide e una qualche sorta di antico ingresso bloccato qua dietro. Un tesoro archeologico che non è stato ancora completamente dissotterrato. È una struttura incredibile, costruita con pietre a secco. Intendi senza l'uso del cemento? No, niente cemento. È ben progettata ed è servita una quantità inimmaginabile di pietre per riuscire a costruirla. Sono stati condotti degli scavi parziali all'interno delle stanze e hanno rinvenuto degli strumenti in pietra, degli antichi strumenti in pietra. Il che significa che potrebbero risalire all'età della pietra. È molto strano, data la posizione delle Azzorre. Ci sarebbero volute molte persone e incredibili conoscenze per costruire una struttura simile. È incredibile. Ancora una volta una tecnologia dell'età della pietra. Parliamo di 4, 5, 6 mila anni fa. La stessa tecnologia che abbiamo visto a partire dall'est del Mediterraneo fino alle Azzorre. Enormi macigni impilati uno sopra l'altro che hanno resistito migliaia di anni senza l'uso del cemento. Ma questa volta non ci troviamo nel Mediterraneo. Si tratta di una civiltà che è riuscita a solcare le acque dell'Atlantico. E ci sono ulteriori prove di antichi abitanti sull'isola. Cammino con il professor Rodríguez attraverso una fitta foresta per visitare un villaggio dell'età della pietra che contiene strutture megalitiche molto simili a quelle visitate a Malta, a 3.540 km di distanza. È molto scivoloso, state molto attenti. Il professor Rodríguez ha scoperto questo sito nel 2014. In base agli strumenti di pietra rinvenuti, sostiene che il villaggio risalga a più di 6.000 anni fa. Eppure è praticamente sconosciuto alla comunità accademica. Il professor Rodríguez ha perfino scoperto una grotta costruita dall'uomo in questo antico insediamento. È incredibile. Questa, di tutte le strutture megalitiche che abbiamo visto, è senza dubbio la più complessa. Forse era la dimora di qualcuno, magari del capo, forse era una qualche sorta di luogo sacro. Potremmo trovarci in un antico santuario. C'è una sezione esterna
e una camera interna. Un Sancta Sanctorum custodito all'interno. Lontano dalla foresta, il professor Rodriguez mi mostra un artefatto del tutto fuori posto in questa moderna fattoria. È un reperto archeologico che potrebbe ridefinire radicalmente il nostro pensiero sulla navigazione ai tempi dell'età della pietra. Che cos'è? È un'ancora dell'età della pietra. È incredibile trovarla qui. Cosa ci fa in questo muro a secco? È usata come pietra, come semplice pietra. Il fattore l'ha trovata? Sì, l'ha presa sull'isola per costruire la recinzione. Sai, potrei mostrarti delle ancore simili che abbiamo scoperto sott'acqua nel sud della Spagna, anche se questa è molto più grande di quelle che abbiamo ritrovato, perché quelle rinvenute hanno forme ellittiche e sono circa la metà di questa, con un solo foro. Questa ne ha due. Doveva essere un'imbarcazione gigantesca. È davvero una grande scoperta. Se c'è un'ancora e un villaggio dell'età della pietra, dovevano trovarsi vicino al porto, vicino all'acqua. Abbiamo due livelli dell'acqua qui. Uno su ciascun lato della collina, con dei piccoli fiumi che sfociano nel mare. Stai riscrivendo la storia dei viaggi dell'uomo durante l'età della pietra. Ci aiuterebbe a capire gli spostamenti dei popoli antichi nelle varie aree del mondo. Il professor Rodriguez mi mostra un'altra scoperta formidabile. È incredibile. Sono binari di pietra. Sì, sono binari di pietra, è evidente. Sono simili a quelli presenti a Malta. Vengono da un punto ignoto e sono diretti verso il mare. Al centro dell'isola ci sono moltissimi solchi come questi. In tutte le isole? In tutte le isole, tranne quelle più piccole. E non sono mai stati studiati? Mai. Nessuno li ha studiati. A quanto pensi risalgano questi solchi? A partire dal terzo millennio avanti Cristo. Il terzo millennio avanti Cristo, wow. Sai, quando abbiamo intrapreso questo viaggio, i binari di pietra non avevano un gran significato per me, ma quando vedi questo tipo di tecnologia, una tecnologia avanzata e misteriosa su isole come Malta, Sardegna, Sicilia, e adesso anche le Azzorre, non puoi fare a meno di farti delle domande. Parliamo di civiltà dell'era della pietra che sono approdate in tutte queste terre, creando queste strutture e utilizzandole per lungo tempo, ma nessuno sa come o perché. È incredibile, ma una cosa è certa, dei popoli abitavano queste isole e dimostrano che l'uomo era in grado di arrivare qui via mare più di 4.000 anni fa, se non addirittura 6.000 anni fa. È ormai evidente che anche prima delle piramidi in Egitto esistevano delle civiltà dell'età della pietra e del bronzo. Un antico impero da tempo dimenticato. Il suo fulcro potrebbe essere stato il sud della Spagna, esattamente dove Platone descrive Atlantide. Io sostengo che questa civiltà condividesse una cultura, un'architettura e grandi abilità nautiche con l'Atlantide di Platone. Questo impero quindi potrebbe aver visto il suo tramonto a causa di una serie di disastri naturali collegati a Santorini. A quanto pare, l'Atlantide di Platone non è pura mitologia. Ciao, James. Ce l'abbiamo fatta. Tu ce l'hai fatta. Hai fatto delle grandi scoperte. Hai trovato le ancore. Hai dimostrato che esisteva una cultura talassocratica nell'Atlantico, oltre le colonne d'Ercole. Sono prove incredibili. Ma hai trovato Atlantide? Beh, forse. Sai, Atlantide potrebbe essere sepolta sotto il fango a Tartesso. Dobbiamo scavare più a fondo. Io dico di scoprirlo. Cerchiamola. Riportiamola alla luce.